video relativo al mancato scarico dell'acqua della lavatrice, laddove la pompa di scarico è funzionante, che abbiamo visto in un video precedente che vi lascio qui in descrizione, abbiamo identificato quale potrebbe essere l'eventuale causa per l'appunto del mancato scarico. In quest'altro video invece ci occuperemo di quando non si verifica per l'appunto lo scarico dell'acqua della lavatrice, ma la pompa di scarico non è funzionante, ovvero non sentiamo la pompa di scarico entrare in funzione e pertanto ora vedremo come andare a intervenire sulla pompa di scarico per eseguire una verifica, quindi un test del suo funzionamento ed eventualmente della sua sostituzione. Pertanto, nel momento in cui ci troviamo nella condizione di avere un cestello pieno di acqua, prima di qualsiasi tipo di intervento è necessario andare a scaricare l'acqua. Pertanto, per farlo vi invito a vedere il video che vi lascio sempre qui in descrizione e successivamente, dopo aver staccato la corrente elettrica, ci adopereremo per eseguire le fasi di test e sostituzione che abbiamo precedentemente detto. Pertanto piegheremo la lavatrice su un fianco e nello specifico sul fianco da dove fuoriesce il tubo di scarico della lavatrice in modo tale di avere accesso, quindi vista alla pompa, e poterci lavorare molto comodamente. Coricata la lavatrice, che abbiamo comunque precedentemente svuotato dell'acqua, abbiamo accesso alla pompa, che è questa, sostanzialmente è questa parte qua. Ora, per verificare se la pompa è funzionante, abbiamo due opzioni. Possiamo verificare direttamente tramite l'utilizzo di un tester, quindi se siamo in possesso di un tester faremo questa procedura, altrimenti potremmo adoperare, utilizzare quindi un metodo un pochettino più pratico che vedremo successivamente. Per quanto riguarda l'utilizzo del tester, è da accendere sulla posizione dei 200 ohm, quindi in questa posizione qua. E una volta accesa andremo a togliere questo spinottino qua di alimentazione della pompa di scarico e andremo a posizionare le due punte del tester, quindi i due spinottini, su questi due innesti Faston della pompa. La pompa dovrebbe misurare approssimativamente dai 160 ai 200 ohm, poi dipende dal tipo di pompa, potrebbe misurare leggermente più o leggermente in meno. Ad ogni modo, posizioniamo i puntali su questi due innesti e come possiamo notare sul tester compare un valore che è di 199 e quasi 200 ohm. In questo caso possiamo quindi stabilire che la pompa è funzionante. Qualora invece non venisse restituito un valore, potremmo stabilire quindi che la pompa non è funzionante e andrebbe sostituita. In questo caso pertanto è funzionante, però vedremo anche in questo caso, eventualmente ipotizzando che il valore sia negativo, quindi non ci abbia restituito un valore, come eseguire la sua sostituzione. Per sostituirla, in questo caso, possiamo rimuovere queste viti che bloccano questo corpo qua su quest'altra parte qua avanzata della pompa di scarico, in quanto potremo sostituire solo questo blocco. Pertanto svitiamo queste viti prima comunque di eventualmente vedere come risistemarla, effettuiamo una verifica del funzionamento, quindi come possiamo testare la pompa in assenza di un tester. Per eseguire la prova pratica di funzionamento ci avviliamo di questo strumento che abbiamo preparato in precedenza. Per chi volesse vedere come strutturarlo può andare a vederlo nel link che trova giù in descrizione. E prima di eseguire il test vogliamo precisare che è una prova che viene eseguita quindi con la corrente elettrica, pertanto bisogna farla solo se si è preparati e quindi comunque sempre con molta attenzione, con molta cautela, perché può essere molto pericolosa. Allora, per iniziare andiamo ad inserire questi due innesti Faston all'interno degli innesti della pompa, quindi in questo modo. Una volta che l'abbiamo inserito possiamo attaccare la corrente elettrica, che al momento
non manda corrente sulla pompa. Nel momento in cui andiamo a premere questo pulsante, quindi facciamo attenzione comunque anche da dove teniamo la pompa, quindi la reggiamo dalle parti in plastica dove non possiamo prendere la corrente, in quanto le parti metalliche possiamo per l'appunto prendere la corrente elettrica, quindi è molto, ribadisco che potrebbe essere abbastanza pericoloso. Una volta che abbiamo la presa, abbiamo inserito anche la spina, azioniamo questa parte qua e possiamo notare che nella parte davanti la girante gira tranquillamente e la pompa non è neanche rumorosa. In questo caso possiamo, e quindi abbiamo valutato, abbiamo stabilito che la pompa è funzionante. Però qualora comunque la pompa non fosse stata funzionante, nell'eseguire questa azione la girante davanti sarebbe rimasta ferma e quindi avremmo appurato il suo non funzionamento. Posizioniamo la guarnizione sulla girante, su questo bordo qua della pompa e inseriamo la pompa di scarico facendo combaciare i fori, quindi gli incastri, questo piccolo incastro in questo piccolo intaglio, e i fori su quelli già sui quali prima era già avvitata la pompa. Quindi la stringiamo e riavvitiamo nuovamente le viti. Avvitiamo le viti e reinseriamo nuovamente il connettore di alimentazione elettrica. A questo punto il nostro intervento di test e sostituzione della pompa di scarico è terminato e la lavatrice è nuovamente funzionante.